Buongiorno amiche e amici, buongiorno e bentornati con noi a Elisir. Grazie anche per tifare Inter, Michele. Tu ce l'hai con le mie cravatte. È una, sì, ma io effettivamente è nero azzurra, ma io ignoravo questo blasone, quindi è casuale. Ci ho provato, sono riuscito a calcolare. La parola Inter mezzo studio ti ha guardato con odio, perché ricordiamo che trasmettiamo da Roma. Vabbè, di altri virus dobbiamo parlare oggi, che non di quello del tifo, posto che il tifo calcistico non diamo virus. Neanche buone notizie, perché stiamo guardando tutti con molta apprensione il lavoro, direi meritorio, degli ospedali italiani, dove tornano numeri importanti purtroppo di pazienti affetti da coronavirus. La Repubblica riporta questo titolo che leggiamo insieme: cluster, cioè una sorta di focolaio all'ospedale Sacco, almeno 20 infermieri positivi e un medico, e contagiati purtroppo anche i pazienti. Però non è che stiamo parlando soltanto di Milano, Lomberto I di Roma, Sanremo, Ascoli Piceno, Aprilia, solo per citare purtroppo alcune delle situazioni più critiche. Come del resto è successo, o almeno abbiamo valutato che sia successo, nella prima fase della pandemia, parliamo di febbraio, marzo, aprile, maggio, quasi fino a giugno. Che cosa succede? Come si stanno riorganizzando i reparti? Ne parliamo con Dario Manfellotto, direttore del Dipartimento di Medicina Interna dell'Ospedale Fatebene Fratelli di Roma e, quello che conta di più in questo momento, presidente del FADOI, cioè della Federazione Benemerita, che riunisce i medici internisti ospedalieri. È in collegamento con noi il professor Manfellotto. Buongiorno e grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, buongiorno a voi, grazie a voi per l'invito. Professore, in Lombardia, in Campania, gli ospedali sono pieni, anche nel Lazio i posti letto sono in esaurimento, si parla di file agli ingressi, è a rischio l'assistenza, ci rassicuri se può? Sì, è così, la situazione è di grande affollamento, ci sono i reparti al limite. Anche i reparti Covid che sono stati aperti sono pieni, c'è difficoltà a trasferire i pazienti. Siamo in una situazione già di scarsa ricettività di pazienti, siamo in una situazione di saturazione che stiamo cercando di affrontare. Non è un'impresa semplice, ma il sistema ce la sta mettendo tutta. Nella prima ondata il Sud, ringraziando il cielo, non è stato molto colpito. Non possiamo dire la stessa cosa in questo momento, in questo secondo momento del coronavirus. Qual è la situazione delle strutture ospedaliere al Sud? Ma adesso sì, effettivamente sembra che, mentre prima era tutto concentrato in due regioni del nord, adesso la situazione è un po' distribuita con alcune differenze. In tutte le regioni d'Italia, nelle grandi metropoli in particolare, nelle grandi città, si sta affrontando questo problema, ma ecco, le vedete, le file sono queste, le ambulanze sono ferme, arrivano i pazienti e non si riesce a trovare sistemazione. È una situazione ancora, come posso dire, non critica, nel senso che siamo arrivati alla saturazione totale, però è un problema che va affrontato adesso e che non ci può permettere di aspettare ulteriormente. Professor Manfellotto, l'emergenza per noi può avere anche un aspetto che non è accessorio e laterale, è un aspetto fondamentale. La domanda è, che scaturisce da questo mio allarme, è questa: l'attività sanitaria ordinaria rischia di entrare in crisi? Mi spiego. A marzo-aprile c'è stato un blocco delle prestazioni ambulatoriali e degli interventi chirurgici cosiddetti non urgenti. E gli arretrati sono tuttora in fase di smaltimento. Come la mettiamo con quello? Prego. No, mi scusi, l'ho interrotta. Avevamo cominciato ad affrontare proprio questo problema, cioè a cercare di recuperare tantissimi pazienti che avevamo rinviato, appunto le patologie non urgenti, ma anche patologie più importanti, le patologie croniche che dovevamo affrontare, la prevenzione oncologica, la diagnosi oncologica, cioè un gran numero, un enorme numero di pazienti che cercavamo di non far entrare in ospedale e rinviavamo. Adesso avevamo cominciato ad affrontare il problema, ma si sta riproponendo la necessità di selezionare i pazienti in base alla gravità, quindi pazienti Covid molto gravi e i pazienti cronici e i pazienti in acuto, anche non Covid, che devono necessariamente trovare una risposta ai loro problemi negli ospedali italiani. Professor Manfellotto, quindi alla luce di questo suo ragionamento, quali sono le
categorie di malati che potrebbero nell'immediato futuro avere dei seri problemi, cioè quelli che escono da questi due binari, cioè i malati Covid e quelli più urgenti che comunque si tenta di ospedalizzare anche se per altre patologie? Sì, effettivamente dire binari secondo me è la parola giusta. Noi lavoriamo su due binari paralleli e anche a partire dal pronto soccorso, dalle strutture di accettazione, noi cerchiamo di avere due binari che non si toccano mai. Due strade parallele, da una parte i pazienti non positivi, dall'altra i pazienti positivi, che ovviamente bisogna cercare di non incrociare. E i pazienti non positivi devono avere risposta ai loro problemi. Parlo dei pazienti nefropatici, i pazienti malati di reni, per esempio, che fanno dialisi, sono tantissimi, 40.000 in Italia, e che devono continuare a fare dialisi in strutture ospedaliere cercando di non contagiarsi. Parlo dei pazienti tumorali che devono fare le terapie, le chemioterapie, parlo dei pazienti che devono essere operati per malattie tumorali, parlo dei pazienti cardiopatici che devono fare degli interventi in elezione, cioè non in urgenza, oppure in urgenza perché c'è un problema di una crisi coronarica acuta che deve essere affrontata. Ecco, i due binari devono andare di pari passo. Non possiamo permetterci il lusso di fermare il sistema, ma c'è il rischio che il sistema comunque debba fermarsi necessariamente. Professor Manfellotto, l'assessore al regionale alla sanità, si chiama D'Amato, ha spronato, penso che parliamo del Lazio naturalmente, ha spronato i medici di medicina generale a rivedere quel protocollo che li prevedeva estranei all'abitazione dell'infermo e della sua famiglia. Si diceva telefonate al medico e non lo esponete al rischio di contagio. Adesso c'è una revisione di questa preclusione. Interessante, dice l'assessore D'Amato, andate a visitare a casa i pazienti. Parla evidentemente dei pazienti generali, non soltanto quelli afflitti dal Covid. Che cosa ne pensa? Può essere una strada percorribile e possiamo suggerirla agli altri assessori regionali? Alessio D'Amato, che conosco, è persona esperta, però io ho anche molto rispetto dei medici di medicina generale e del loro lavoro e credo che sia difficile in questo momento chiedere a loro di andare nelle case, di rifornirsi, munirsi da soli dei dispositivi di protezione individuale, di fare tamponi, di fare infinite pratiche burocratiche, di fare le ricette, di stare nelle unità territoriali di continuità assistenziale, come vengono chiamate, di stare ai drive-in a fare i tamponi ai drive-in. Cioè, noi non possiamo chiedere a una categoria di affrontare tutto il problema oppure di essere coinvolta così, tout court, da un momento all'altro, per affrontare questa criticità. Bisogna garantire il loro lavoro. È un problema sia di persone, perché ce ne vogliono molti, sia anche di organizzazione. Non è che da un giorno all'altro si può improvvisare. Purtroppo abbiamo avuto un po' di tempo per organizzare questo tipo di risposta e adesso ci troviamo ad affrontarla in urgenza. La domanda assistenziale è enorme. Ora, se lei mi consente un attimo di fare una riflessione. Noi parliamo tanto dei numeri, ogni giorno c'è l'analisi dei numeri, abbiamo meno positivi rispetto a marzo, abbiamo una percentuale di tamponi positivi inferiore rispetto a marzo, il numero di morti è molto inferiore, la mortalità di questa malattia per fortuna è ancora bassa. I ricoveri in rianimazione ieri erano 1.000 rispetto ai 6.500 disponibili e agli 8.500 con cui dovremmo arrivare. Il confronto con le altre nazioni è buono, perché nelle altre nazioni la situazione è molto più difficile, evidentemente, come basta vedere i dati. Ma questo ci basta? Cioè, ci soddisfa? Ci possiamo limitare all'interpretazione dei numeri? Il problema c'è. Allora io dico ora e adesso, no? Che cosa facciamo? Come affrontiamo questo problema? Certo. Senta, professor Manfellotto, siamo in chiusura, però è anche una nota umana quella che dobbiamo far passare qui da Elisir. Molte persone che sono coinvolte, parlo delle famiglie, che hanno familiari o nel pronto soccorso o nei reparti Covid, lamentano. Non è sempre così, ma insomma generalmente lamentano un'assenza di informazione, una difficoltà enorme di comunicazione con i medici curanti per avere rassicurazioni o comunque un quadro chiaro della situazione. È così? Perché è così? Se c'è una ragione anche deontologica, diciamo.
Guardi, non assenza, diciamo difficoltà, perché ovviamente ricevere i familiari dei pazienti nei pazienti che sono isolati o nei reparti Covid è molto complicato, perché lì rischiamo di contagiare altre persone, di allargare i cluster e i focolai. Molto viene attivato per via telefonica, tanti contatti anche noi li facciamo per via telefonica. Stiamo chiedendo anche ai parenti di pazienti ricoverati non Covid di venire una persona al giorno, un'ora al giorno, soltanto se strettamente necessario, limitare i colloqui, e questa è la stessa misura del distanziamento personale che noi chiediamo in tutte le situazioni. Se posso dire solo una parola di chiusura, vedo sì, che dovete chiudere. Ieri il professor Cassese, il grande giurista, ha scritto sul Corriere della Sera, ma anche sul Messaggero, una raccomandazione forte, cioè dice: ci vuole un coordinamento nazionale. Il Ministero ha lavorato bene, il Ministro ha lavorato bene, il Governo sta lavorando, ci sono documenti, però quello che manca a noi è un coordinamento nazionale che dica alle regioni, che dica a tutti cosa bisogna fare, i tempi in cui devono essere fatte le cose, una sorta di commissario straordinario, la protezione civile, non lo so, non spetta a me dirlo, però io credo, come suggeriva Cassese, che ci voglia in questo momento questa unica figura di riferimento che detti la linea e dica cosa deve essere fatto, come dicevo, ora e adesso, qui e adesso, hic et nunc. Va bene, grazie del latinismo che la rende complice del mio invito alla federazione, appunto, di cui lei è presidente, per il FADOI, Federazione dei Medici Internisti Ospedalieri, che riunisce queste associazioni, per rendersi promotori di questa sua iniziativa. Grazie, professor Manfellotto. Grazie, professor. Grazie a voi. Grazie allora.